Allora, adesso stiamo uscendo dall'Unione Europea e entriamo in Turchia. Allora, adesso stiamo entrando in Turchia. E siamo arrivati in Turchia. Questa città si chiama Edirne, la prima città quando passi il confine con la Bulgaria. Praticamente un triangolo, qui si incrocia Bulgaria, Turchia e Grecia. È la prima città greca vicinissima, proprio tipo 10 km, si chiama Oristiada. Non è male, ci sono stato anche di là, ma adesso qui in Turchia andiamo a fare la spesa al supermercato. Ho preparato 300 euro, cioè convertiti in lira turca, 5.100 lire turche per fare la spesa al supermercato. E in più c'è da fare un po' di shopping qui a questo outlet, si chiama Marghi Outlet. Tipo anche qui ci sono dei outlet, non è solo in Italia. Ultima volta sono stato a Barberino di Mugello, tipo 3 mesi fa, in Toscana. Ovviamente outlet in Turchia non si può confrontare con quelli in Italia. In Italia sono molto meglio, come i marchi, come tutto, ma anche qui non è male, non è male. Adesso andiamo a mangiare, mi aspetta la mia moglie con mia figlia al ristorante, le ho detto che vado a parcheggiare. Comunque non è molto grande questo outlet, ma va bene lo stesso. Allora, pensavo di fare un piccolo giro, guardate che outlet, cosa si può comprare qui. Le borse Louis Vuitton, Prada, tutto. Ovviamente ci sono anche dei marchi normali come questo qui, ma c'è anche il tarocco, tipo la borsa Prada a 20 euro. No, non 20 euro, mi sembra 10 euro. 150 lire turche, se non mi sbaglio, erano 10 euro o 15 euro. Bisogna controllare comunque come adesso il cambio della moneta. Faccio un altro giro con queste borse. Sì, guardate, 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 guardate. Io quella roba non prendo, a me mi fa schifo il tarocco. Solo per i video lo sto facendo. Cioè io il tarocco anche gratis non me lo metto. Proprio bisogna non avere il rispetto di se stesso. Preferisco Decathlon, ma non i tarocco. Tarocco no. Adesso andiamo a mangiare. Sto aspettando mia moglie, dovrebbe essere già lì, ma non c'è ancora. Sì, non è il livello come in Italia, non è da confrontare con outlet come erano in Italia, ma comunque va bene lo stesso. Le borse a 150 lire turche, anche Michael Kors.